di quasi legge. Ale! Alessandrino! Perfetto. Ora poi mi raccomando, nonno, e non colorare gli occhietti. Lei ha fatto pure il naso. Non so come spiegare che non fare la pagina. No. Vuoi che lo faccio io, te lo coloro io? Tutte queste lo dai. Facciamo così qua. Sole. È il simbolo della pace. Ma è bellissimo questo. È bellissimo. No, quando vuole fare qualcosa. 7 e mezza in serata. Perfetto. Ora facciamo quello di. Sì, no, le parti qua ecco, Legambiente sbarca a Bova, è uno dei borghi più belli d'Italia. E adesso dietro di voi vediamo dei bambini che stanno lavorando dei piccoli oggetti, stanno costruendo delle cose. Vogliamo entrare in più nel dettaglio. Noi in realtà abbiamo organizzato questa giornata, questo momento è dedicato proprio ai giovani, ai bambini, ai ragazzi. Il punto d'incontro in questo asilo di Bova è stato pensato proprio per sensibilizzare i bambini alla raccolta differenziata. Noi giovani, noi di Legambiente ci teniamo molto, è un punto importante, un momento di crescita per i bambini. Li vogliamo sensibilizzare, far capire, abbiamo cercato di far capire loro come si fa la raccolta differenziata, come si dividono i materiali, e questa è la parte creativa del laboratorio, perché facciamo vedere come si può trasformare un oggetto che altrimenti andrebbe nella spazzatura e quindi andrebbe nella catena dei rifiuti e della differenziata. Abbiamo fatto vedere ai bambini come si possono creare dei portapenne. Ecco, entriamo nel dettaglio. Cosa si può creare di utile? Portapenne poi? Noi passiamo dai giochi e quindi possono essere dei pupazzetti, delle tartarughine. Abbiamo lì creato delle tartarughine, i bambini hanno fatto delle tartarughine. Ne vediamo qualcuna già ritagliata dietro. Questo è un fiore? No, questa è una tartarughina, però ancora deve essere tagliata. Poi passiamo anche alle cose, diciamo, utili per i bambini, che possono essere i portapenne fatti con. Ecco, questi di che cosa sono fatti? Vediamo che materiale abbiamo recuperato. Questi sono fatti con, in realtà, il cartone, quindi sono dei rotoli di cartone. Li abbiamo tagliati. Rotoli che avvolgono anche la carta per assorbire. Sì, sono dei rotoli che abbiamo preso la carta per assorbire quella da cucina, oppure sono dei rotoli anche quelli che si usano anche per il plottaggio, sono rotoli di diversa natura, e abbiamo perciò fatto dei portapenne. Stiamo riutilizzando i tasti dei computer, servono poi così oppure colorati, si possono comporre i nomi dei bambini, insomma, poi il libero spazio, la fantasia dei bambini soprattutto. Facciamo vedere veramente che è importante, questi sono in realtà degli oggetti fatti con la carta, quindi in realtà questa è carta pesta, si ammorbidisce la carta e se poi si vanno delle varie forme. Ecco, diciamo che l'obiettivo di tutto questo è responsabilizzare già i bambini da piccoli al riutilizzo delle cose piuttosto che buttarle. Sì, è importante. Noi abbiamo spiegato anche loro, anche se sono piccoli, la regola delle 4R, che in realtà è proprio la riduzione, perché è importante ridurre i rifiuti, ridurre gli imballaggi, tutto quello che sta intorno all'oggetto che noi compriamo. La seconda è il riuso, riutilizzare, esempio, una bottiglia dell'acqua, quella ormai. Noi siamo abituati alla plastica, però per noi è importante il vetro, perché il vetro prima rientrava di nuovo nella catena, il classico vuoto a rendere, e quindi è importante riutilizzare l'oggetto e riportarlo alla sua funzione iniziale, quindi la bottiglia del vino, dell'acqua, della Coca-Cola in vetro ritorna nell'azienda, viene riutilizzato. L'altra R è quella del riciclo, quindi riciclare gli oggetti.
e trasformarli. L'ultima R è quella del recupero, recuperare e fare anche e soprattutto la raccolta differenziata. Bene, grazie per il momento. Ecco, parliamo adesso del progetto. Dunque, queste attività che stiamo svolgendo oggi rientrano in quella che è l'attività di Legambiente che si chiama Piccola Grande Italia, cioè quindi valorizzare i piccoli centri della nostra Italia che sono bellissimi ma spesso poco valorizzati. E noi abbiamo portato i nostri giovani del gruppo, appunto giovani di Legambiente. Noi quest'anno abbiamo fatto un progetto nazionale a cui hanno partecipato 9 regioni d'Italia che si chiama I giovani cambiano il clima che cambia, in cui i giovani sono stati... Lo vediamo nella maglietta. Esatto, in cui i giovani sono stati appunto impegnati in prima persona nelle attività di valorizzazione, di tutela dell'ambiente di cui si occupa appunto Legambiente. Li abbiamo portati oggi qui, sono a lavorare con i bambini, più tardi saranno a fare le altre attività in programma per la giornata. Grazie. Posso portare 2? Certo. L'ho fatto che brava, posso fare anche tartarughe? La mia. Le attività sempre di riciclaggio in piazza e poi c'è lo spettacolo. No, guarda, si parte da qui. Si sovrappongono le cose che stanno arrivando per il gas, dai. Queste sono. Che non mi presentano, io dico per educazione. Signora, ma come se avesse 150 anni! Beh, ma non è mai... Hanno aperto. Quindi adesso abbiamo. No, la civiltà è anche accoppiamento dei colori. Lei ha un accoppiamento di colori. Sì. E poi professore. E poi magistrato. No, il figlio magistrato. Era la scelta togliattiana. Con il ministero del bella casa. Il medico Baone. Baone. Da su. Attore. Puoi andare. Poi qua avete l'occhio. Persona. Ho sbagliato a non provare altre cose. Ci sono di qua. Perché là è lezione. Intanto. Non abbiamo cultura di famiglia, noi familisti. Alcune persone da premiare per il loro impegno nei confronti della cantina di Bova. Ovviamente partiamo da Mario Siviglia attraverso Davide Milardi, che è il nipote di Mario. Andate avanti voi. C'è anche un aspetto della nostra festa di novembre, no? Nel senso il premio a un giornalista, un amico della cantina di Bova, quindi lo vedrete poi ovviamente il prossimo 6 novembre quando faremo la nuova edizione della festa del Tico. Il secondo a essere premiato, e devo dire la verità, sono contentissimo e anche un poco emozionato, anche se adesso qua d'eccezione davanti a me, e quindi sono io e sarò premiato da Pasquale Vatalà.
Grazie. C'è quello di vedere il vino dappertutto, eccetera, però il vino è veramente molto buono. Insomma, il mio contributo è più facile di fronte a un grande prodotto come i prodotti alla cantina di Bova e soprattutto di fronte a una esperienza, diciamo, una narrazione come quella del territorio di Bova, di Bova Marina, di questi soci che si mettono insieme, di questi contadini che cercano di tenere in piedi il paesaggio. Vi devo dire la verità, è facile vendere e proporre questo vino, quindi il mio compito è molto facilitato da ciò che c'è nelle 5 bottiglie, delle 3 più le in sua assenza la targa. Quanto da premiare, un amico della cantina di Bova non poteva essere diversamente il mio amico Carmelo Giuseppe Nucera di Apodia Fazzi, che sarà premiato da Pietro Maggiore. L'enologo della cantina, che però è assente, insomma, quindi grande amico della cantina, oltre che fornire queste competenze tecniche, perché mi permetto di citare Antonio, visto che ci incontriamo spesso anche nel tipo di vino, ci vuole anche alle spalle un certo tipo di territorio, di uve, di tradizioni, di ricetta, anche con metodi moderni, no? Quindi il quinto premio, la quinta targa è meritata da Antonio Zaffina, gliela ovviamente consegneremo privatamente. Bene, il saluto finale non poteva essere che per ad appannaggio di maestro Agostino Siviglia, ce lo farà in greco e in greco ci inviterà ovviamente a spostarci nelle altre sedi anche del paese. So che ci sono anche altre iniziative molto importanti. Calispera. Calispera ONU. E sì, iste ode is mia metema. E mise sacaristume podi, ce sa paragalume, na catevete catu stingantina, ce na pite tocrasi, ce na fate ciola di candie. Metunda loia sa paragalao, na macratite viata is mia, iati e mise i mastofili di chisa. Για τούτο, σα παρακαλάω να πάμε εις μία βιάτα και να κάνουμε δουλεία και κρασί αντί χώρα τούα. Καλησπέρα. Quindi ci spostiamo nel piazzale Santa Caterina, dopo c'è un'iniziativa presso la sede del comune, giusto, di sostenibilità con l'ambiente e appunto sulla valorizzazione del territorio, quindi prima andiamo a bere. Piazza Santa Caterina, cioè piazza della chiesa Santa Caterina, non so se si chiama così. Perché ha la maglietta giusta, no, al cartone, ecco. Ci sto facendo. Certo, ma Nicoletta. Sì. Vabbè. Perfetto, ok. Allora noi vieni e con Gaia fatti la foto. Gaia! Ma come Gaia? È il sindaco, sempre. Diventi il primo cittadino. Qua dove c'è il carbone non mi abbandono. Andrà bene questa. Ecco, foto di gruppo qui in piazza Bova. Ok. Bene, sì. Rompete le righe. Rompiamo le righe. Allora vieni, perché tu sei giornalista bravo, ti dico che stiamo facendo, dagli dei suggerimenti. Allora noi ora, come avete deciso, dovete la curiosità, voi dovreste partire secondo me. Non so se ha parlato Pietro, che gliel'ha detto. Dovete andare dai carabinieri, bussare e dire scusate, siamo giovani, qualcuno l'accompagna, lo stello della gioventù, oppure lo cercate, lo stello della gioventù, e là vedete c'è scritto carabinieri. Dice, ma qua, scusi, chiedete a qualcuno, ma non è lo stello della gioventù. Proviamo a capire perché. E poi c'è. E poi cominciate a chiedere magari una persona, scusi, ma questi doveva fare lo stello di quelli, non sa più niente, non lo so. Dopodiché interroghiamoci, ma ci sono i sindaci qua in città, e ci trovate il sindaco di prima, poi quello di dopo, quello là, dice, ma come mai? E quello dice, no, io avevo cominciato, il sindaco è morto. E racconto questa storia
poi la somma la montate anche con i cittadini. Hanno tutti colpa del sindaco morto che non può. No, 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 il sindaco morto aveva procurato il finanziamento, la storia la sapete un po' perché. Però è una storia anche confusa, non si capisce come a un certo punto. Vabbè, allora non è inutile che faccia andare. Volevo fare una simulazione. Però interrompete perché altrimenti questi raccontano. Sì, man mano che faccia, voglio dire. Vabbè, sempre noi andiamo a degustare i vini, voi andate a fare le vini. Allora, vabbè, ma anche i cittadini qua ce lo sapevano. Dice, no, lei, scusi signora, entrate in materia, scusate, ma c'era uno stello della gioventù una volta. Non c'è, i carabinieri non ci stanno, ora mi ha detto vedere che sono fuori. Non ci sono. Allora andate lì, come andate lì, ostello della gioventù, e vedete scritto carabinieri. Cioè, scusi signore, chiedete a qualcuno, e poi... perché c'è là, se lo chiedete. Non c'è nessuno proprio. No, sono fuori. Ma se non ci sono loro, se c'è qualcuno là vicino, io scusate, oppure ve lo portate lì. La PQ, che vuol dire? Stavamo Francesco Sacca, presidente della Coldiretti della provincia di Reggio Calabria. Oggi a Bova di fronte abbiamo una cantina di vino. Ecco, il motivo di questa sua presenza qua a Bova? Il motivo della mia presenza è la cantina di Bova, che è la cantina che prende il nome dal paese, formata da associati della Coldiretti, ed è una cooperativa che porta avanti il nome del paese, il nome di un territorio, con dei vini d'eccellenza. La mia presenza qui da presidente, sono venuto a diciamo, sigillare questa nuova presentazione di due vini che fanno vedere che la cooperativa è ancora viva e vuole crescere, quindi è una scommessa che non solo hanno vinto come cooperazione, ma stanno continuando a vincere e mandare avanti. E adesso noi andremo a degustare un po' questo vino e magari poi presenteremo i due vini, se non sbaglio, due vini che si presenteranno oggi, due rossi? Sì, sono due vini che si affiancano, si aggiungono ai tre vini già presenti della cantina, sono un rosato e un bianco in purezza di Guardavalle, che è un vitigno diciamo autoctono calabrese. Adesso andiamo a degustare e poi faremo i commenti, grazie. Ah no, sì, c'era, non l'avevo visto. E subito per vedere se c'era qualche è abusiva, però non abbiamo bisogno perché è chiusa adesso. No, c'è l'acqua. Ora vedremo il problema che se vediamo quella qui le sera e apre e acqua da tutto. No, Pietro Molinaro. Niente, volevo dire una cosa. Vado? Come fosse passare di fronte però. Allora, Davide, questo è un Marasà
rosato com'è? Sì, rosato d'Anerello Calabrese. Il primo sapore. Yeah. Io volevo assaggiare io. Quello che c'è qua basta. Ora non mangiamo. No, io sono le portate. Che cazzo fai? Ma che cazzo le vuoi? Mia sorella, loro invece sono della caccia. Ce le faccio vedere a Torino i suoi figli. Sì, prendo l'acqua. Nicoletta, volete dire qualcosa voi? Possiamo anche provare dopo a intervenire o in chiusura. O se volete possiamo presentare un po'. No, vabbè, poi non c'è. Se no poi interveniamo. Iniziate e poi con la parte. Sì, con la parte e poi ci inseriamo magari. Va bene, intanto vi volevo ringraziare, io sono municipalità della Emilia Gambiese, insomma, in qualche modo rappresento a livello nazionale l'associazione e questa iniziativa che abbiamo realizzato a Bova, che hanno realizzato i ragazzi soprattutto in collaborazione con l'amministrazione, ripeto, sia stata una giornata molto bella, molto significativa, evocativa di cose che possiamo fare insieme e su cui già si sta lavorando, si sta ragionando, nonostante il vino abbiamo bevuto, siamo ancora a sviluppare, speriamo, qualche ragionamento serio per il futuro. Accanto a me c'è il sindaco Casile di Bova, un sindaco neoeletto sostanzialmente nella tornata elettorale, che ha sostituito in qualche modo un passaggio di testimone il sindaco Andrea Casile, che ha guidato l'amministrazione per diversi anni, con cui abbiamo collaborato, con cui c'è un afflato che speriamo possa continuare al di là delle posizioni locali, c'è questo bisogno di mettere al centro Bova. Ma ci sono altre figure, c'è il sindaco, non lo vedo più, però eccolo, c'è il sindaco Carmelo Lucera, che credo una ventina d'anni fa, insomma, fu un punto di riferimento di Lega Ambiente per realizzare qua una serie di iniziative straordinarie che ebbero rilievo di carattere nazionale, sui telegiornali, sulle cose, eccetera. Peraltro anche le altre figure, mi rappresenta, presento poi Perrelli, che diciamo è del gas dello Stretto. Ora noi questo pezzo di iniziativa ironicamente l'abbiamo chiamato Accendi il gas a Bova, dove il gas non significa il gas metano, che è soltanto il gas metano che è arrivato già, ma Accendi il gas significa i gruppi di acquisto solidari di cui si occupa con l'esperienza del gas dello Stretto, dell'area dello Stretto. Poi c'è chi con i gas si relaziona un produttore locale che poi mi farà piacere, incrociato qua, mi farà piacere se ci racconta l'esperienza, e poi tante, lui diciamo è la persona che ha fatto da collante, l'animatore, l'interfaccia di quelli tra di noi che hanno curato questa esperienza per conto dell'amministrazione, assessore qui, e poi insomma poi vecchi amici, persone che in qualche modo la conoscenti, che è un interlocutore privilegiato nel rapporto di Lega Ambiente a livello nazionale, con cui c'è un'intesa su tante cose che riguardano proprio la green economy, queste cose, e che dobbiamo però scegliere come interlocutore privilegiato anche nel percorso che Lega Ambiente farà sul territorio. Già abbiamo parlato con Molinaro, con cui già c'è un'intesa antica, c'è anche una consonanza su molte cose che noi facciamo, diciamo, esperienze e pratiche virtuose che ci sono in campo. Insomma, concludiamo questa giornata per provare a lasciare in qualche modo una traccia, raccogliendo il testimone che voi come ragazzi giovani
come si chiama, giovani che cambiano il clima che cambia, questa cosa un po' come scioglilingua che è sempre difficile ricordare, ci avete lanciato. Allora, il messaggio che voi ci avete dato nella giornata di oggi è quella di porre l'attenzione rispetto a quei paesi che rappresentano in fondo la corona, paesi non tanto e non solo come Bova, che hanno una loro vita, una loro storia, sono borghi, tra i borghi i borghi più privilegiati d'Italia, più importanti d'Italia, ma anche tanti paesi fantasma, tanti paesi abbandonati che soffrono dello spopolamento, soffrono di tante cose in cui l'economia non riesce a dare risultati e dobbiamo provare a dare delle risposte. Brevissimamente, siamo in una fase storica particolare, la riassumo così: la crisi energetica, la crisi economica, la crisi climatica in qualche modo danno ragione paradossalmente a qualcosa che noi portavamo avanti, a qualche pensiero. Noi eravamo considerati come ambientalisti dei visionari quando dicevamo no alla politica delle grandi opere pubbliche, no alla politica dei grandi interventi, delle infrastrutture fine a se stesse, e dicevamo la Calabria ha bisogno di ripartire dal cos'è e dal cos'ha, dal cos'è in termini di identità perduta, dal cos'ha in termini di valore, di quelle cose che magari trascuriamo della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione, che possono diventare la base per una rinascita, per un diverso modello di sviluppo. Oggi questa situazione pone tutto il Paese nelle condizioni di rilanciare, di rivedere meccanismi di sviluppo che sono crollati e di ripartire proprio da queste cose, partire dalle valenze del territorio, partire dall'individuazione dei tesori culturali, partire dalla ricchezza di umanità, di culture, di storie che ci sono, dai prodotti dell'ambiente, della terra, dal valore umano, che è un'altra caratteristica importante. Ecco che da questo punto di vista i paesi considerati poveri possono diventare potenzialmente ricchi. Allora, in questo discorso io credo che il discorso dell'agricoltura sana, dell'agricoltura biologica, del rapporto col territorio, della riscoperta dei sapori, degli odori, delle tradizioni, ma soprattutto delle colture, che poi sono legate alle culture, è un fatto assolutamente importante. Vi do un dato: in Calabria esistono, ed è una realtà importante, non intercettata, 6.883 aziende, questo dato al 2007, che praticano l'agricoltura biologica. È un dato assolutamente importante. A seguito di un bando regionale del 2006 c'è stato un incremento notevole di queste colture biologiche, colture biologiche e colture naturali. Si è incentivato anche l'agriturismo, ci sono esperienze che si muovono. Noi oggi abbiamo incrociato un'esperienza bellissima di una cooperativa di Bova che lega la riscoperta del territorio, la valorizzazione dell'ambiente, un prodotto straordinario, molto buono, di eccellenza, di nicchia, che in qualche modo si incrocia l'identità del luogo. È un fatto importante, cooperativa, quindi una cosa fatta insieme in una regione dove è difficile fare insieme tutto. Due persone si mettono insieme, è complicato, litigano, eccetera. Un prodotto di eccellenza legato al territorio, legato alla cultura della Grecia. Bova, che è un paese divino per le tante chiese, per le tante storie legate alla traduzione, diventa un paese divino nel senso staccato, anche il vino diventa una cosa importante. Allora, partendo da questo e concludo questa introduzione un po' improvvisata, stasera proviamo a fare due cose. Proviamo a cogliere l'invito che i ragazzi, Nicoletta, raccogliamo l'invito che voi ci avete lanciato e proviamo con il sindaco, l'amministrazione, ma poi altre persone
autorevoli che hanno ruolo, ad esempio chi coordina questo, diciamo, coordina il GAL dell'area grecanica, che sta facendo tante cose importanti, poi è stato sindaco. Proviamo a capire se è possibile trovare un protocollo d'intesa su alcuni punti, la Lega Ambiente, ma poi la Coldiretti, ma poi altre alleanze, per fare delle cose concrete subito su questo terreno su cui siamo d'accordo: la qualità, l'eccellenza, la coesione sociale, l'identità territoriale, la salvaguardia del territorio, la valorizzazione dei luoghi. E allora alcune di queste cose le abbiamo già individuate e ne abbiamo parlato. La raccolta differenziata, che è un dato simbolico importante. Oggi, anzi ieri, abbiamo pubblicato i dati dei comuni di ciclone, dei comuni che in Italia fanno la raccolta differenziata. Il record negativo ce l'ha la Calabria, mentre la Campania che viene vituperata dalle aziende di merito, non so se è aperta questa cosa, la Campania accanto al disastro dei rifiuti ha un numero elevato di comuni che fanno la raccolta differenziata ben oltre il 50%. Quindi nella regione Calabria ha solo 3 comuni che superano, piccoli comuni peraltro, nessun grande comune che superano il 50%. Il comune che svetta è un comune che si chiama Saracena, credo che sia in provincia di Crotone, adesso di Cosenza, allora avevo ragione io. Cosenza, Saracena, che supera il 60-65%, che noi andremo a menare, a citare. Allora, ci sono difficoltà, però in questo protocollo la raccolta differenziata deve sicuramente entrarci. Come devono entrarci altre cose di cui vi parlerà il sindaco. Adesso comprerei che rappresenta il GAL, gruppi di acquisto solidale. Ricordiamo che appunto è stato l'11 luglio di quest'anno è stata approvata la legge 23 del Consiglio regionale della Calabria, che è una legge che può diventare uno strumento fondamentale, importante. Serve per la tutela dei gruppi di acquisto solidale, gruppi di acquisto solidale sono questi GAS, e di gruppi organizzati per domanda e offerta, per incrociare la domanda e offerta saltando l'intermediazione, per praticare concretamente, sostenendola anche economicamente, ma con una serie di strumenti, quella che viene chiamata la filiera corta, i prodotti a chilometro zero, cioè consuma nel territorio quello che nel territorio produci e cose di questo genere. E anche l'esperienza, cioè quella della Coldiretti, altre esperienze, Godo, che appunto incrociano queste cose, attraverso la vendita diretta che evita gli intermediari che creano prezzi accessibili in una fase di crisi e che facciano sfuggire dal problema dell'anonimato dei produttori. Tu sai cosa acquisti, sai dove si produce, hai una sorta di tracciabilità del prodotto che ti permette la sicurezza alimentare, la convenienza dal punto di vista economico se si riesce a creare, e quindi anche benefici per la salute oltre che riscoperta dell'ambiente. Allora, esperienze di questo genere, questo che è il consumo critico, certo il contributo che viene dato dalla regione credo sia 5.000 euro l'anno, cioè adesso non so, per ogni gruppo non è un contributo straordinario, però in provincia di Reggio Calabria, come in tanti posti d'Italia, ci sono già queste esperienze dei GAS, dei gruppi di acquisti solidari. Lui è un produttore di bova che conferisce i suoi prodotti al GAS Falce Mestino, si chiama Felice Mestino, Falce Evoca, ne parlavamo prima, poi racconterà la sua esperienza,
ha un nome meno problematico e meno sospettabile di allusioni, e del gas dell'area dello stretto, gas dello stretto. Quindi sono due esperienze. Allora, i ragazzi hanno messo nel loro programma questa cosa provocatoria: accendi il gas a boa, dove accendi il gas, non è il gas metano, ma accendi il gas, dice proviamo a capire se è possibile strutturare un territorio tra boa, boa marina, Palizzi, queste cose, un gruppo di acquisto solidale o comunque un riferimento per i gas molto più organizzato. Questa è la domanda. I ragazzi sono concreti, voi siete protagonisti di questa cosa, ci aspettiamo che diate insieme, possiamo dare insieme delle risposte credibili. È possibile fare questo? Quali sono le difficoltà? Qual è il senso della vostra iniziativa? Grazie. Grazie innanzitutto per l'invito. Sono felice di essere qui a Bova, perché il luogo evoca in me ricordi che sono state forse le prime occasioni in cui ho conosciuto una ragazza, no, ho conosciuto delle aziende, delle persone che mi hanno fatto apprezzare al di fuori di un contesto magari no, chiuso come era lo scoutismo, perché per me che sono cresciuto in un'associazione scout, proprio il condividere invece un modello di vita fuori da un'associazione. No, ho conosciuto, diciamo, innanzitutto Ugo Sergi nella Mendolea nel 93-94, quando hai iniziato con la tua azienda di turistica, ho conosciuto la cooperativa San Leo, ho avuto poi io una piccola cooperativa, sono stato socio di una piccola cooperativa, abbiamo organizzato qui escursioni, tante attività, diciamo, quindi è un posto non è un posto qualsiasi, non è un posto comune, e ha delle ricchezze che effettivamente andrebbero valorizzate, come si sta già facendo da qualche anno. Per quanto riguarda le attività dei gas, i gruppi di acquisto solidale, noi siamo partiti a Reggio da un anno, però sono realtà che in Italia sono consolidate, cioè dai primi anni 90 iniziavano a nascere queste esperienze. Si tratta di famiglie soprattutto che si organizzano e quindi insieme effettuano degli acquisti. I gruppi di acquisto c'erano già da prima, i gruppi di acquisto risalgono agli anni 70, no? E si è aggiunto al gruppo d'acquisto la S di solidale. Quindi i gruppi di acquisto sono delle famiglie che si organizzano e fanno acquisti collettivi per risparmiare in termini poi economici sul prezzo di acquisto. A questi gruppi di acquisto si è aggiunta questa S, che ha un valore eccezionale. Un valore eccezionale perché la S vuol dire solidarietà con i produttori innanzitutto, cioè individuare dei produttori che garantiscano la qualità del prodotto e nello stesso tempo supportarli nelle possibili difficoltà che il piccolo produttore può avere. Mi piace ricordare un esempio che mi è stato fatto all'inizio, quando io ho incrociato la realtà dei gas in Toscana, l'ho conosciuta questa realtà anni fa, e mi è stato detto, per esempio, la solidarietà si manifesta quando il produttore, che quest'anno era il nostro fornitore abituale, ha avuto il raccolto danneggiato dalla grandine, e noi per aiutarlo abbiamo anticipato al produttore tutto l'acquisto che avevamo fatto durante tutto l'anno, cioè abbiamo aiutato l'imprenditore e abbiamo pagato anticipatamente tutto il raccolto che si era salvato da quella grande area. Quindi la solidarietà è questo, ma ogni gruppo di acquisto individua in quella S poi degli elementi concreti da sviluppare. Ripeto, la cosa fondamentale è che parte dalle famiglie, questo è il concetto, comunque dal consumatore, quindi non è un'associazione di categoria, non è un gruppo comunque che ha degli interessi economici di altro genere, no, sono le famiglie, e questo vuol dire riavvicinare la persona, il cittadino, a un mondo agricolo che una volta magari era molto vicino a sé, cioè io da ragazzino acquistavo l'olio sempre dallo stesso produttore che mi portava il lattone di olio che a casa. Questo adesso non si verifica più, negli ultimi 30 anni abbiamo perso questa dimensione, i gas riescono a riavvicinarci a quel contadino, no? A farci capire come avviene la produzione, la stagionalità delle produzioni, e quindi ad apprezzare il prodotto nel momento in cui effettivamente la natura ci dà la produzione, non magari d'estate mangiare dei prodotti invernali e viceversa. E allora
tutto questo è il primo elemento importante per la famiglia, ma accanto a questo, dicevo, la solidarietà è qualcosa di molto importante per i ragazzi. Quindi dalla solidarietà col produttore al fatto che richiediamo ai produttori anche qualcosa in più rispetto al prodotto buono. Buono può essere biologico, può essere garantito, viene prodotto naturalmente senza etichette e marchi costosi, ma oltre a questo chiediamo anche che il produttore cerchi, per esempio, una scelta che abbiamo fatto noi come Gastretto, cerchi la cooperazione come elemento in più rispetto alla semplice produzione. Cioè cooperare, come giustamente prima diceva Nuccio, è un qualcosa che da noi è un concetto da noi difficile da acquisire. Allora noi cerchiamo di stimolare i produttori tentando di aggregarli. Per questo è importante il fatto che siano dei produttori di una stessa zona, perché questo nel tempo può portare a una concentrazione aziendale, cioè a individuare tante piccole aziende che assieme poi riescono per esempio a trasportare insieme il prodotto dal luogo di produzione ai gas. Quindi questo è un elemento aggiuntivo, cioè il chilometro zero diventa ancora economicamente migliore e dal punto di vista ambientale ancora più compatibile con l'ambiente, perché CO2 se ne consuma di meno se parte un furgone pieno anziché partire 4-5 furgoni pieni soltanto in fare. Quindi il fatto dell'aggregazione tra piccoli produttori è anche un elemento che noi come gas, perché poi ogni gas si crea i suoi valori su cui punta, il nostro gas sta puntando su questo, sta cercando di stimolare l'aggregazione tra piccoli produttori. Una cosa concreta che si è verificata, per esempio, questo l'abbiamo fatto come esperienza con i gas della Toscana, perché è vero che i gas consumano al chilometro zero, ma dove non ci sono per esempio le arance della Toscana che acquistano in Calabria e in Sicilia. Bene, i gas della Toscana, della provincia di Pisa, hanno scelto, un gruppo di gas, una ventina di gas, di tutelare, no? Fare da tutor a una realtà cooperativa che è nata nella Vallata del Garrigo, no? Che non si conosce. Abbiamo costituito una cooperativa sociale agricola, impegnandoci a pagare innanzitutto la mano d'opera, cosa che non tutti gli agricoltori riescono a fare, no? Perché poi anche economicamente è difficile pagare in modo adeguato la mano d'opera. Il prezzo che abbiamo pattuito con questi gruppi di acquisto consente di mettere in regola la mano d'opera che viene impiegata, anche utilizzando i cosiddetti voucher che vengono dati dall'INPS per le aziende agricole, no? Che noi abbiamo attivato in mente. Quindi non assumete a tempo indeterminato l'operaio agricolo, ma assumendolo a giornate, acquistando questi voucher che l'INPS mette a disposizione, si possono acquistare anche ai tabacchini adesso. È possibile quindi assumere per una giornata, due giornate di lavoratore e retribuirlo per 30, 40, 50 euro per quello che è giusto retribuirlo una giornata. Con questo accordo quindi è emerso un lavoro che prima veniva fatto in nero, no? Perché le famiglie della Vallata del Gallico producevano di fatto in nero, cioè vendevano direttamente ai commercianti, con dei prezzi che erano di 20 centesimi, 23 centesimi al chilo per merce. Ma adesso stiamo vendendo a un euro. Stai esagerando. Sono pure. Bravo, perché se prima ho raccolto dove sei, la prima partita. Comunque c'è un'inesattezza sui voucher, perché i voucher sono per pensionati e studenti, quindi. No, assolutamente. Sì. Questo ti posso garantire da esperto di dare lavoro che sto proponendo. Poi non è solo per gli studenti, no, assolutamente. Non è solo per gli studenti, abbiamo presentato alla regione due settimane. Quindi dicevamo, per quanto riguarda i voucher, abbiamo utilizzato i voucher, quindi consente di avere manodopera senza assumere a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le produzioni, consente di vendere a un prezzo che viene definito col consumatore, quindi col gas, e consente di remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi. Quindi se prima le arance venivano vendute direttamente sull'albero a 17 centesimi, 5 centesimi, o a 23 centesimi se raccolte dalla famiglia. No, ma su dove sta dicendo lui è una varietà un po' più pregiata, che stiamo parlando di a fine giugno, stiamo parlando di lecce dal insomma, che hanno un altro mercato. Quindi stiamo parlando dell'eccellenza, no, dal punto di vista almeno del prezzo e della qualità del prodotto. Sì, come sapete le arance della Valle del Gallico, della San Giuseppe, eccetera, non sono estensioni ampissime,
ma rispetto per esempio alle arance di Rosano che è stato oggetto di cosa, sono comunque comunque il prezzo è basso pure. No, perché anche l'arancia San Giuseppe è una deco denominazione. Insomma, comunque ha una sua specificità. Beh, prodotti di eccellenza come questa, come l'arancia di Villa San Giuseppe, non consentivano comunque una famiglia di sopravvivere, no? Cioè, sono comunque delle produzioni che restano così marginali come redditività rispetto a un reddito di una famiglia in media che adesso invece di fare più agricoltura si occupa di altro, no? Quindi dorme lì, c'è l'aranceto, però poi fanno gli impiegati, fanno altre attività in città. Quindi per recuperare questo abbiamo definito un prezzo di 1,40, no? Di 1,40 euro, che consente di remunerare tutti i fattori produttivi, a partire dalla produzione, che viene remunerata a 40-50 centesimi al chilo, no? E poi si arriva a remunerare veramente l'operaio che ci lavora, che è il socio della cooperativa o che viene assunto dalla cooperativa per il periodo di lavoro. Per arrivare poi a chi fa il trasporto, sempre tramite un sistema di cooperazione. E questo è l'esempio per dirvi che noi come GAS su questo già ci siamo. Un'altra attività che abbiamo avviato come GAS Stretto, un'altra collaborazione importante che abbiamo attivato, lì in questo momento siamo una decina che si sono associati. Abbiamo fatto l'associazione dei produttori biologici della Vallata del Gallico e poi c'è la cooperativa sociale che offre la manodopera e ha dei suoi terreni che gestisce direttamente. Ma oltre a questa esperienza abbiamo anche l'esperienza qui nell'area di Recani, quindi questo è già un passo che abbiamo già fatto, con l'AIAB, l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, il progetto GODO, che vuol dire gruppi di offerte, gruppi organizzati di domande e offerta, che prevede i grassettoni bio che vengono assemblati da loro con produzioni che arrivano da varie aziende e vengono riforniti il nostro ma anche altri gas ogni 15 giorni. Quindi c'è una base che è il cassettone in più, dopodiché ci sono altre produzioni che vengono assieme al cassettone portate, tipo terai, chi vuole la cassetta di arance, chi vuole la cassetta di pomodorini, di pomodoro, insomma chi vuole qualcosa in più di produzione rispetto al contenuto del cassettone che è da 15 kg o da 10 kg. Questo come rapporto anche con questo territorio, perché l'AIA passerà qui, almeno il nostro riferimento qui a Bova Marina, e con Luis Ruda, che è referente, ha organizzato questo tipo di impostazione e noi come GAS abbiamo questo rapporto con loro. Dopodiché una volta al mese organizziamo il nostro mercatino, nel quale invitiamo le aziende che sono fornitori del gas, anche per avere un contatto diretto con il produttore, perché oltre a consumare il prodotto, quello che dicevo prima, la nostra filosofia un attimo che sottende a tutto il nostro progetto è quello di avere un contatto diretto e avere contezza esatta di quali sono i problemi sia della produzione ma anche problemi poi economici, no? Organizzativi, no? Non solo il periodo di produzione ma anche se serve qualcosa in termini di supporto all'azienda, come vi dicevo, questo è verificato per quanto riguarda le nostre arance. Questo tipo di rapporto privilegiato con i gas della Tosca è nato da una serie di incontri che abbiamo avuto, abbiamo partecipato ai mercatini, alla festa del DES, che è il distretto di economia sociale, che c'è dove ci sono un buon numero di gas, quando i gas diventano 30, 40, loro hanno il distretto di economia solidale, che si apre anche ad altre realtà sociali come Legambiente, come Banca Etica, per esempio, che è presente sicuramente in Toscana, ma anche qui in Calabria. Quindi poi si attivano altri meccanismi e altre forme di collaborazione con soggetti con i quali c'è una condivisione di valori e di principi. Mi fermo qui, la legge, in ultimo volevo dire, la legge è importante ma non perché è il contributo. Noi abbiamo avuto il contributo dalla provincia, però non è essenziale avere il contributo. La provincia l'aveva fatto già un bando l'anno scorso, dando 4.500 euro. Ma non servono, perché un gas ha bisogno sì del frigorifero, ha bisogno di una sede chiaramente attrezzata per ricevere la merce quando arrivano i cassettoni, però non è indispensabile. I gazebo che abbiamo preso per fare il nostro mercatino, per fare dei momenti anche di animazione, ma non sono questi
l'essenzialità. Poi il nostro amico Gallea ci dirà della sua esperienza, perché come gas qui a Reggio, nella nostra provincia, il primo è stato Reggio Vintito, no? A quale io poi mi sono avvicinato inizialmente, ho cominciato a partecipare al mercatino come consumatore e a conoscere quella realtà. E là non hanno mai avuto un contributo di alcun genere, no? Quindi è una cosa molto naturale, cioè dall'altra parte ci sono le famiglie che devono consumare, dall'altra ci sono dei produttori che vengono individuati e selezionati, quindi si interfacciano, e questa è la base fondamentale. Poi tutto il resto si costruisce come associazione, non abbiamo fatto, ma il gas può essere poi semplicemente un gruppo di persone. Io ho visto condomini, cioè noi quando andiamo per esempio a Pontedera, provincia di Pisa, Pontedera c'è un condominio che sono una quarantina di famiglie, e ciascuno di loro prende una cassetta di arance e noi ritorniamo quel condominio che naturalmente si è organizzato per avere le loro arance dalla Calabria, naturali, belle, della donna. E sono felicissimi di acquistarle. Bene, io dico, questo è servito per il gas, lo stretto, poi con le varianti possibili. Ma adesso, siccome abbiamo qui Francesco Sacca, che è responsabile provinciale della Politecnica, l'arco presidente, ma responsabile, presidente provinciale della Politecnica. Esatto, responsabile. Poteva essere responsabile. No, ma Francesco Sacca, che poi è presidente di un'associazione che, non voglio dire per prima, ma certamente tra quelle che più hanno creduto e sono dentro questa scommessa della qualità dei territori, del chilometro zero, di una nuova, diciamo, utopia concreta. Io gli chiedo, ma di cui, diciamo, il gas è solo un aspetto importante, ci sono altre esperienze. Gli voglio chiedere, l'area precaria, visto il discorso si fa buono, può avere, diciamo, in qualche modo un'incidenza, uno sviluppo, questo tipo di cosa? Noi abbiamo assaggiato prodotti tipici buonissimi, un vino di qualità straordinaria, prodotti molto interessanti, ma sono solo esperienze di nicchia fino a se stesso? È possibile che questo diventi in qualche modo un modello nuovo di acquisto? Cosa bisogna fare? Beh, intanto vi ringrazio, però è proprio il modello, diciamo, non ce lo siamo inventato, ma è una cosa che viene naturale da sempre. La Politecnica ha saputo leggere forse per prima questa necessità che c'era, e quindi ha avviato tutto prima di qualcun altro, e ben venga che altri la pensino in questo modo, perché evidentemente l'idea non era sbagliata. Il gruppo di acquisto, che noi come lo intendiamo, perché è un apostolo del nostro progetto, il progetto della Politecnica, che è Campagna Amica. Noi ogni domenica siamo presenti sulle piazze, su tre piazze della nostra provincia, sia a Lodi, a Siderno e a Reggio Calabria per ultimo, ma è il più grande, con il mercatino di Campagna Amica, dove noi mettiamo la faccia proprio, come diceva Francesco Vito, del produttore agricolo, dell'imprenditore agricolo, mette la faccia sul proprio prodotto, quindi con il prodotto etichettato, il prodotto a chilometro zero. Il chilometro zero nel caso delle arance fa parte anche, io non prendo le arance dal Marocco o dalla Tunisia o dalla Spagna, chilometro zero è usare i prodotti nazionali in questo caso, perché a Milano non si producono arance, quindi il prodotto a chilometro zero è esteso. Il chilometro zero si può effettivamente vedere sul prodotto freschissimo, che è la frutta e verdura locale, quello si fa ovunque, è banale come l'acqua. Io bevo l'acqua mangiatore, non bevo l'acqua mangiatore, come bevo la Levissima che fa 2000 km per venire qui. E poi magari il mangiatore la faccia 2000 km per andare dove fanno la Levissima. Non è una cosa economicamente ed ecologicamente sostenibile. Per cui la Coldiretti, appunto, prima di qualcun altro, ha letto questa cosa e l'ha attuata, e il progetto sta andando avanti. Come si diceva prima, nella conferenza stampa della cantina di Bova, la cantina di Bova, come anche la mia azienda, che io ho anche un'azienda agricola, è un'altra attività produttiva oltre alla cantina di Bova, dentro il parco e dentro dall'area meccanica. Quindi rientriamo come azienda accreditata a questo progetto di Campagna Amica. All'interno di questo progetto di Campagna Amica, dove c'è la vendita diretta, ma la vendita diretta non è soltanto vendere il prodotto, perché io non ho come fare a venderlo, lo vendo. Vendere il prodotto direttamente
quindi io qualsiasi piazza d'Italia posso vendere il mio prodotto della mia azienda, io produco formaggi, lo posso andare a vendere in qualsiasi locale, come ad esempio l'autorizzazione del mio comune di appartenenza dell'azienda, vado in qualsiasi piazza d'Italia a poter vendere il mio prodotto direttamente. Ed è una forma di pubblicità gratuita che mi faccio. Garantito. Garantito, perché io intanto ci metto, ovviamente dietro ci deve essere tutta una serie di autorizzazioni che mi autorizzano a etichettare, a produrre. E qui andiamo su dei problemi che sono molto diffusi da noi, in quanto ci sono produttori che non hanno autorizzazioni sanitarie, ma producono. Vendono localmente e quindi nessuno dice niente, però non hanno questo tipo di autorizzazioni. Imbottigliano cose buone o meno buone, ma senza etichetta. L'etichetta è una cosa su cui noi, come sempre come ho detto, anche come persona, penso che tutti quanti, quando andiamo a comprare un prodotto in un negozio qualsiasi, sia supermercato che prodotti di altro genere o piccole botteghe, andiamo a guardare l'etichetta. Arrivo. Andiamo a guardare l'etichetta, l'etichetta la andiamo a guardare sul vestito, se ci stiamo mettendo una cosa di cotone o sintetica. Perché non andiamo a vederla sui prodotti agricoli? Molte volte si va a vedere che uno compra un salame che non ha il bollino del salumificio perché pensa che sia più buono di quello che ha il bollino del salumificio. Non sempre è così, perché io mi posso fidare del produttore Pietro Mangiolo, ma chi non lo conosce e non sa quello che fa, perché si deve fidare di lui e non di un'etichetta scritta dove c'è scritto dietro? Quindi io ho anche qualche dialogo con Francesco proprio su questo, perché io dico dietro è giusto aiutare il produttore, però il produttore deve essere un produttore principalmente serio, sicuramente uno che sia produttore e non uno che ha un giardino, un'aiuola di casa dove produce il basilico e se lo vende agli amici o lo regala, è un'altra cosa. Ovviamente le autorizzazioni per poter fare i propri prodotti e quindi essere aziende che anziché vendere le arance a 5 centesimi si deve o a 10 e quindi con tutti i passaggi arrivare sul mercato di Milano a 1,50 euro, io lo vendo direttamente anche a 50 centesimi, ci ho guadagnato 10 volte di più di quanto avrei guadagnato a venderlo al commerciante. Ovviamente non è tutta la vendita che è così, una parte della mia vendita può andare là ed è soldi contanti che io ho. Un'altra estensione del nostro progetto, sempre come campagna amica, sempre con, è la vendita diretta organizzata, che significa che anziché io mettere la mia faccia direttamente al mercato, ci organizziamo sia in rete, che siamo organizzati, sta avendo vita in questi giorni, e noi stiamo per farne parte, entrando nel meccanismo del consorzio di campagna amica, entriamo in rete con i nostri prodotti e un mercato di Milano può richiedere il mio prodotto offerto quel giorno ad un determinato prezzo che sceglie, ovviamente sempre con la prevalenza dei prodotti locali, quindi fare un grande anche come supermercato, bottega, si chiama bottega di campagna amica, dove io vado a comprare i prodotti sia locali ma anche i prodotti direttamente di altri territori, ma come vendita diretta, cioè io remunero direttamente quell'imprenditore agricolo di Caserta, per esempio, che mi manda il pomodorino. Salto l'intermediario, quindi io quel giorno scelgo in una lista di prodotti che cosa mi serve oggi, il pomodorino, Caserta ha il pomodorino che mi sembra buono e a un prezzo conveniente, noi normalmente vendiamo al mercato di regione il 30% in meno i prezzi, il prodotto viene venduto il 30% in meno della media, non nazionale, ma delle tre medie, nord, centro e sud, noi vediamo la media del sud, dei prodotti venduti del sud è fatto il 30% in meno. Quindi questo è il metodo che ci siamo dati, perché? Perché dobbiamo avvicinarci, guadagnare noi ovviamente, ma avvicinarci anche al consumatore che siamo anche noi e quindi dare una cosa, perché io devo scegliere di comprare il prodotto lì quando costa di più di un altro posto, io devo dare anche un modo di dire sto comprando un prodotto buono ed è anche conveniente. Quindi questo è l'esortazione mia per il gas, è proprio quella di far entrare, aderire a questi gruppi di acquisto solidali delle aziende che siano aziende vere. Quindi non basta dire sono biologico perché uso il concime della mia pecorella,
devo dire, sono biologico perché c'è un ente terzo che mi distingue e mi dice se sei biologico perché usi, hai questi requisiti, oppure hai l'etichettatura sull'olio, sul vino e quant'altro, quindi per evitare in ogni caso qualunque cosa io devo essere tutelato, il consumatore deve essere tutelato, noi stessi siamo consumatori, quindi ci dobbiamo tutelare. Ma in questa zona c'è qualcosa di particolare che possiamo fare? In questa zona c'è tanto da fare purtroppo, perché come dicevo prima sono tanti piccoli produttori che il problema della nostra agricoltura, della nostra provincia in particolare. Cioè la prima cosa che farei, Francesco, la prima cosa che farei? La prima cosa che farei, intanto c'è un problema di cooperazione, non perché qui abbiamo un esempio di cooperazione, che è la cantina di Coppa, ma il problema di cooperazione è grande. La frammentazione è elevata. Per fare un esempio in campo zootecnico, ci sono un sacco di chiamiamole aziende ovicaprini, però sono come dire, persone che hanno un altro lavoro, per fortuna, perché non ha un alto reddito la pastorizia, e che per compensare il reddito hanno quei 150, anche 20 capi di bestiame che fanno sì che il reddito a fine anno, anziché essere tot, è un di più, perché vendono anche il prodotto agnello, il prodotto formaggio. Il problema qual è? Che essendo piccole magari non si possono permettere, chi è in buona fede non si può permettere tante cose, ma ci sono altri che ci marciano perché sta bene stare nell'anonimato, vendono il prodotto localmente, quello non fa bene, è una concorrenza sleale a chi lavora onestamente, a chi produce realmente, e fa male anche a se stessi, perché non riescono a poter vendere un prodotto che magari potrei fornire al gas stretto. Io mi restano dentro 100 quintali di formaggio, non lo posso vendere se il gas si mette delle regole e dire no, tu devi avere le autorizzazioni sanitarie e poter produrre, oppure devi avere i requisiti che ti scrive la legge per essere biologico. Io posso dire sono biologico, non gli faccio niente, chi lo dice io? Tu mi conosci, sai quello che faccio, ma gli altri 99. La sintesi è stare dentro le regole e marciare insieme. E quindi c'è tantissimo da fare. E poi anche sul vino, per esempio, il vino è una scommessa che hanno fatto loro, non per ripetere sempre qui. Sono fissato anche perché mi piace, è anche una parte della mia, del mio lavoro. E la cosa, la scommessa che hanno vinto loro è abbandonare, diciamo tra virgolette, il vino che faceva il nonno, ma non perché non andava bene il vino che faceva il nonno, perché il vino che faceva il nonno è la base di partenza, l'uva, la vigna magari l'ha piantata mio nonno, però piano piano le tradizioni, la tecnologia è migliorata, perché non utilizzare la tecnologia e fare un prodotto bevibile anziché fare un vino che a marzo già non si può bere più? Questa è la scommessa che hanno vinto loro, e quindi garantire anche sulla qualità, non soltanto sulla bontà e sulla qualità del prodotto. Io devo comprare una bottiglia di vino che sia vino, perché non posso dire io sì, lo faccio io e buono, poi vado a comprare un po' di bisolfito anziché mettere qualità certificata, diciamo, anziché mettere un milligrammo, siccome penso che fa meglio ne metto tre e ammazzo le persone, però è genuino. Benissimo, io poi voglio chiedere a Biagio da qui, perché noi chiacchieriamo, parliamo, Callea, non ha detto da qui. Gli ho detto scusa, l'hanno chiamato Callea, ma come si chiama? Non si dà il parola. Ho un suggeritore, ma lui non ha bevuto. No, ma poi un'esperienza, diciamo, del produttore, vediamo cosa fa. Poi diciamo, dovrebbe essere riconoscente perché lui, insomma, ha fatto stagionare una gaffa possibile. Allora andiamo avanti, poi gli chiederemo a Callea, l'esperienza, la difficoltà, per esempio mi interessa molto capire se questo stare nelle regole non implica un sistema di fiscalità, di cose che rende complicato, diciamo, queste cose, per cui come tutti dicono, come si dice dalla nostra parte, poi tutto pare si andava allevato, no? Ma il gioco ha bisogno delle regole. Vediamo, ragioniamoci. Intanto, siccome Tito Squillati, che è assessore prestigioso di Boa Marina, è iscritto alle ha delegato anche questa informazione sbagliata, perché ha seduto ancora a casa. Ci sta ancora consigliere, chissà assessore.
quindi diciamo o lo sostituite. Mi chiedo scusa tanto perché devo andare via. Io voglio dire che condivido pienamente queste problematiche dell'analisi che è stata posta. Credo che l'unico futuro che può avere la nostra economia agricola è la via del biologico, del territoriale, della filiera corta, eccetera. E noi siamo attivi da questo punto di vista, abbiamo dato il massimo sostegno all'area, da quale abbiamo finito una sede, sostegno da ogni punto di vista. C'è un'iniziativa adesso. Come? C'è un'iniziativa in corso. Sì, molto importante, l'anno scorso alla partita del punto Dio, però una cosa molto importante secondo me è che abbiamo introdotto nella mensa scolastica la carne e la pasta biologica, per una volta. E credo che sia una delle poche mense scolastiche della provincia del fare biologico. Ed è stata una cosa molto importante. E ci siamo scontrati purtroppo con delle difficoltà, anche con la gente. È stato un modo per parlare di biologico e dell'importanza di questa economia alle persone. Vi dico, ed è stata una grande sorpresa, che due genitori sono andati al comune a chiedere come fare per non avere biologico per i loro figli. Non volevo avere i loro figli. Intanto ci sono stati dei problemi per la gara, perché anche molti ditte sono preoccupati per il fatto che erano biologico. La gara è stata presentata più volte, dei ritardi, la gente ha scocciato il ritardo della partenza della mensa al fatto che avevamo messo il biologico. E quindi abbiamo avuto conto un fatto di persone. Però è stato un modo per parlare di questo argomento. E alla fine ora sono tutti contenti, tutti grazie a passare. E vorrei solo sottolineare questa necessità di parlare alle persone, spiegare queste cose alla gente comune, alle mamme, alle persone che mandano i bambini a scuola. E se passaste l'idea che nelle mense scolastiche è giusto, doveroso e conveniente mettere il biologico, sarebbe un grande passo avanti. E poi sfatare il mito che il prodotto biologico, il prodotto locale, sia più caro degli altri, che questa è una battaglia veramente immane. Il punto mio di governo ha dimostrato, vendendo prodotti biologici a prezzo concorrenziale inferiore a quelli del prodotto confezionale, che non è vero. Però sono idee che devono ancora raggiungere la grande maggioranza delle persone. Quindi penso che bisogna effettivamente insistere spiegando alle persone che cosa significa, i vantaggi del produttore, della salute e dell'economia della nostra terra. E l'ultima cosa, concludo veramente, condivido molto l'analisi del Presidente, effettivamente il piccolo produttore che non è certificato a volte in buona fede fa un sacco di cose sbagliate. Chi ha lo sticello sotto casa per fare il pomodoro lucido, bello, eccetera, riempie i propri prodotti e i prodotti chimici di produzione. E lo fanno in buona fede, però vanno nei consorsi, gli consigliano questo prodotto che è miracoloso per i parassiti. Quindi il fatto di avere un prodotto in casa non significa che il prodotto sia possibile dal gas. Sì. Ecco, no. Quindi no, non c'è il suo gas. Ecco, io credo che il gas sia le sue regole. Per esempio, da questo punto di vista, mi sembra di poter dire che con Felce e Mirtillo c'era un'apertura anche a soggetti che non erano certificati, una maggiore apertura, insomma, dal punto di vista della partecipazione al mercato. Da noi ci sono delle regole un po' più rigide da questo punto di vista. Noi abbiamo accettato delle nuove aziende, no? Nuove nel senso che erano aziende che prima erano... Ma fare controlli, se non c'è la certificazione... No, noi controlli facciamo perché abbiamo costituito al nostro interno un comitato, l'abbiamo chiamato tecnico-scientifico, etico-scientifico, esatto, abbiamo dato proprio perché, per capire, uno, se per esempio il discorso di Rosario l'anno scorso, siamo nati noi gas, dobbiamo capire sia se producono qualitativamente bene, sia se pagano, sono in regola con personale, se non mi schiavizzano le persone che ci vanno, questo è l'etica anche dal punto di vista del lavoro. E poi un discorso di crescita, cioè noi possiamo anche accettare un'azienda nuova, nel senso che prima era il Nemo completo, faceva la cortice di casa, a condizione che si metta in regola, quindi si scriva nel commercio e poi faccia un percorso di crescita seguito da noi. Questa è l'esperienza che abbiamo fatto noi con le Rasce. Io do la disponibilità che nel nostro comune per collaborare su questa strada in tutto quello che possiamo. Cioè, quindi non ringrazio i presenti, non lo sanno, da ringraziare. A conclusione di questa splendida giornata che abbiamo vissuto qui con i ragazzi dell'ambiente, è stata qualcosa diciamo di innovazione per buona. E grazie poi qui a Nuccio Farillà che è stato pure con noi in compagnia, abbiamo girato stamattina alle vie del paese, abbiamo discusso di programmi futuri con lui. E noi, io gli ho promesso diciamo, con l'amministrazione che faremo con loro sicuramente un protocollo d'intesa per il futuro, addirittura daremo pure qualche mobile, vediamo ancora da nessuno l'abbiamo presa, ma troveremo una collocazione
voglio che loro abbiano un pianta stabile, qualcosa qui a Bova. Grazie ai giovani, per dare continuità al loro sviluppo di quest'area, insomma. E la loro presenza qui a Bova, insomma, è sempre ben accettata. Quindi vi ringrazio nuovamente e spero che prossimamente, io vi ho fatto un ulteriore invito per il 16 agosto, se è possibile, sì. Ci sono le feste patronali, quindi il 16 agosto ci sarà la festa di San Rocco, quindi... Ragazzi, ci hanno chiesto di animare nella festa di San Rocco. Un pomeriggio, diciamo, dobbiamo... Con i trattorieri, i banditori... I giochi, diciamo, in piazza, diciamo, un pomeriggio, invece di fare solo il gioco con la corsa del sacco o altre cosettine, andiamo sull'innovazione, diciamo, per portare avanti questo discorso. Quindi, cosa garantita, se ci sarà la presenza, diciamo, il 16 agosto per buone le ambienti, saremo molto accettati. Nuovamente grazie e arrivederci. Alla prossima. Torniamo ragazzi, hanno un piccolo lavoro da fare, cioè vorrebbero incontrare il sindaco attuale e i vecchi sindaci per porre delle domande su una piccola indagine che stanno facendo sul paese. Quindi se i sindaci, sappiamo che ce ne sono due presenti, e l'attuale sindaco possono fermarsi altri 10 minuti, i ragazzi sono pronti per fare l'intervista. Sono visti di cineprese a tutti. Voler bene all'Italia, piccola grande Italia, qui a Bova. Lega Ambiente ha trascorso una giornata importante non solo per Lega Ambiente ma diciamo per tutta la comunità di Bova, comunità che è stata coinvolta a partire dai bambini e poi a finire a quelle che sono le istituzioni con il sindaco. Tanti temi affrontati, da quello che è il riutilizzo dei rifiuti fino a conclusione si è parlato dei gruppi di acquisto solidale, i cosiddetti GAS. Quindi una giornata intensa da questo punto di vista. Vogliamo sintetizzarla nelle varie fasi? Sì, la sintetizziamo così, che secondo noi non ci può essere futuro per l'Italia, ma soprattutto non può esserci futuro per la Calabria se non affrontiamo il problema dei piccoli comuni, dei comuni delle aree interne. E da questo punto di vista Bova, la capitale della Bovesia o dell'area grecanica, in qualche modo è il simbolo di un sogno possibile, di un obiettivo possibile. Su questo stiamo lavorando in tanti, stanno lavorando le associazioni e soprattutto abbiamo raccolto, come dire, una tirata dalla giacchetta che ci è venuta dai giovani di Lega Ambiente, i giovani che cambiano il clima che cambia, così si chiama il progetto POCAS, che ci hanno portato a vivere una giornata intensa piena di suggestioni, piena di bellezza, di qualità, qualità dei cibi, qualità dei rapporti umani, ma soprattutto ha permesso di lanciare delle provocazioni ma anche degli obiettivi concreti di lavoro tra noi e l'amministrazione, tra noi e il GAL dell'area grecanica, tra noi speriamo anche e il parco d'Aspromonte, che pur non essendo presente direttamente sicuramente non può non far parte di questo discorso. In sintesi, noi crediamo che un comune che tra i comuni eccellenti d'Italia, un borgo riconosciuto come tra i più belli d'Italia, tra i 500 borghi più belli d'Italia, tra i 500 borghi più belli d'Italia, un comune che OGM free, cioè che vieta l'impiego dell'OGM, un comune che paese, città bio, comune bio, che fa del biologico una scelta, che ha questa ricchezza di memoria, di storia, di identità, debba far parte del discorso di un, in qualche modo, di dimostrare che la new economy, che la green economy come viene chiamata, la soft economy, cioè un'economia umanizzata, un'economia valorizzata sul cos'è e cos'ha questo territorio in termini di identità da ritrovare ma anche, e da esaltare, ma anche in termini di valori del territorio da far diventare economia, nuova economia, contro le grandi opere, contro le cose assurde. Ecco, questa è una scommessa possibile. Per cui al sindaco abbiamo proposto una serie di questioni su cui misurarsi.
Una di queste è che è impossibile che il Comune di Bova non si distingua per la raccolta differenziata. Abbiamo fatto un censimento, i comuni ricicloni d'Italia e comuni calabresi che superano il 50% della raccolta differenziata sono solo tre, piccoli comuni sono solo tre. Si distingue Saracena, che è un piccolo comune in provincia di Cosenza, Sellia Marina, ma poi per il resto assolutamente no. Allora Bova deve affrontare questo problema e provare a vincerlo. Il secondo obiettivo è quello di valorizzare alcune cose importanti che ci sono sul territorio. Terzo, fare dell'agricoltura biologica una delle cose non solo da mettere nei titoli di testa del Comune di Bova, ma da far marciare attraverso l'intesa tra alcuni protagonisti che abbiamo messo attorno al tavolo oggi. Ecco, tra alcuni di questi protagonisti è stato richiamato nell'intervento che vogliamo qui riproporre il Parco Nazionale. Nuccio Barillai, non solo Nuccio Barillai, si poneva la domanda: come mai il Parco Nazionale d'Aspromonte ad oggi non abbia proposto comunque un prodotto d'origine protetta o comunque un prodotto con un marchio origine? Sì, io credo che è una domanda che attende una risposta, che rilanciamo attraverso questi microfoni. Dopo tant'anni dall'istituzione del parco, probabilmente è giunto il tempo, anzi il tempo è quasi scaduto, perché ci sia il marchio di qualità Parco dell'Aspromonte a tanti prodotti come quelli che abbiamo degustato anche in questa occasione e che sono dei prodotti straordinari. Mettere il marchio Parco dell'Aspromonte significa non soltanto, come dire, sottolineare un'identità importante, ma anche ricollocare culturalmente il Parco dell'Aspromonte da valori negativi, da percezioni negative, ad un messaggio positivo che arriva al Paese. Il Parco dell'Aspromonte è la qualità, della bellezza, della varietà, della genuinità dei prodotti e non quello che viene narrato. Anche di recente Giorgio Bocca ha ripubblicato un libro, L'Inferno, Aspra Calabria, che riconduce a una visione parziale. È attualissimo, tra l'altro, è scritto nel 74. Parziale, se non sbagliata, di questo territorio. Ecco, è una domanda, speriamo che ci sia una risposta. Ecco, un'altra cosa che abbiamo colto è questa: Lega Ambiente si è proposta al Comune e il Sindaco risponde, nel senso che non solo ha sensibilizzato i bambini facendoli partecipare a quelli che sono, secondo noi, i cosiddetti giochi educativi che poi serviranno tantissimo quando i bambini saranno adulti, ha risposto chiedendo a Lega Ambiente di essere più presente e in questo senso vi ha offerto anche una sede, quindi questo è uno dei piccoli risultati, ma secondo noi grandi. E addirittura c'è qualcosa di più, nel senso che la proposta di collaborazione è venuta dal Comune. Noi ci sentiamo onorati perché il Comune, l'amministrazione nella sua interezza, ha individuato in Lega Ambiente l'interlocutore per fare insieme un percorso di cambiamento. E quelli che hanno risposto in Lega Ambiente con più reattività sono stati i giovani, che sono affascinati da questo luogo, che per loro rappresenta in qualche modo un'idea positiva del territorio in cui abitano e in cui vorrebbero vivere, piuttosto che andare a studiare altrove, piuttosto che cercare una fortuna altrove. E si sono incrociate queste esperienze, è nata in qualche modo una sintonia, un'empatia e speriamo che si possano fare altri passi. Peraltro Lega Ambiente con Bova ha un rapporto e un legame antico molto forte. Qui oltre 20 anni fa facemmo un'iniziativa, un convegno e un'iniziativa dedicata all'asino che divenne un evento a livello nazionale e internazionale di cui si occuparono cronisti, giornalisti, rilanciamo il ballo del Camillo che non si faceva più da molto tempo, rilanciamo con Profazio, con tanti tecnici queste cose. Poi molte volte abbiamo valorizzato il borgo di Bova come uno degli esempi positivi su cui lavorare per recuperare i paesi dell'interno della Calabria. Speriamo che queste nostre iniziative possano produrre risultati ancora più forti. Ecco, ancora una battuta sui gruppi di acquisto solidale. Allora, ci è parso anche dal dibattito che comunque
chi è all'interno dei gruppi d'acquisto solidali ha le idee chiare, invece chi è all'esterno, anche altre diciamo, istituzioni tra virgolette, comunque c'è molto da chiarire. Una cosa è certa, i gruppi d'acquisto solidali secondo Lucio Barillà servono o no? Ma io credo che quelli che hanno le idee più chiare sono i cittadini, i consumatori, che in un periodo di crisi economica che tocca tutte le famiglie, in un periodo in cui le notizie anche televisive, l'aumento della mala sanità, delle malattie, pone il problema della qualità dei cibi, soprattutto per i propri figli, si pone il problema di come avere cibi genuini, autenticamente genuini, prodotti nel territorio di appartenenza, di grande qualità, che ha un costo diciamo accessibile, contenuto, che permetta anche loro di risparmiare. Il gas, quello cioè di fare incrociare la domanda e l'offerta, la produzione e il consumo, saltando l'intermediazione e soprattutto legandolo alla solidarietà, è una formidabile esperienza. Altre esperienze si fa attraverso l'agricoltura biologica, altre esperienze fanno la CIA, la Coldiretti, altre associazioni. Noi come Legambiente sosteniamo questo, perché sostenendo questo sosteniamo uno scenario di qualità, di sviluppo, ma sosteniamo la riscoperta del territorio. Ci sono tantissime persone che stanno rimettendo in produzione vigneti abbandonati, aree del territorio bellissime non più produttive. È un piccolo miracolo che noi vogliamo far crescere e alimentare nell'interesse di tutto, di chi produce, di chi consuma, di chi ama l'ambiente. Ecco, inoltre, la sigla GAS contiene un termine che per il calabrese è duro da digerire, gruppo, fare gruppo, gruppo di azione solidale. Può anche servire a far cambiare un po' la mentalità, oltre che ad acquistare prodotti biologici a prezzi competitivi? Noi amiamo i proverbi calabresi, però ce ne sono alcuni che vanno sconfessati. Uno di questo è quello che dice: pignata in comune o caddare in comune non bugli. Noi dobbiamo fare in modo che la pignata o la caldaia in comune possa bollire e possa produrre cibi sostanziosi. Per fare questo dobbiamo assumere il dialogo, la cooperazione, l'accordo, la collaborazione come uno scenario che non solo è un'aspirazione, oggi è una necessità. Da soli non si va in nessun posto, insieme si può stare sul mercato e insieme si può vincere. Allora io concluderei così: il gas qui a Bova è acceso e la caldaia adesso sta per bollire per tutti. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Thank you.